Prego, si accomodi. Le piace? Sì, molto. E sa, un giorno mi piacerebbe essere ritratta. Qual è il titolo? Ritratto della giovane in fiamme. Sono la pittrice. In quel ritratto mancano le fiamme. In che senso? Il fuoco è passione. Si accende improvvisamente e può ardere così intensamente da accecarti. Sì, a volte è inevitabile. Ma a lei personalmente è mai successo? No, no, a me no. Voi pensate di riuscirci? Riuscire a fare cosa? Dipingerla. Perché questa domanda? C'è stato un altro prima di voi. Non ci è riuscito. Il ritratto servirà a questa donna per farsi accettare dal suo futuro uomo. Sai, in quell'epoca un'immagine poteva decidere il futuro di una donna. Perché rifiuta di farsi ritrarre? Perché rifiuta questo matrimonio. Pensa che voi siate una compagna di passeggiate per qualche giorno. Voi dovrete dipingerla senza che lei se ne accorga. Voi mi vedete così. Ci sono delle regole, delle convenzioni, delle idee. Volete dire che non c'è mai la vita? Mai la persona? Ma per cogliere l'anima di quella ragazza serviva uno sguardo diverso. Lo sguardo di una donna. Anzi, lo sguardo di lei. Guardate. Se voi mi guardate, chi sto guardando io? Quando non sapete cosa dire, abbassate la testa e vi toccate la fronte. Quando perdete il controllo, alzate le sopracciglia. E quando siete turbata, respirate con la bocca. Mi scusi, ma poi cosa succede? Non lo immagino. Je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment. Beh, molto semplice. Finito il ritratto, finita la storia d'amore. Ma questo non sfugge a nessuna delle due donne. Preferireste che io resistessi? Sì. Me lo state chiedendo? Rispondete. No. Rompere le convenzioni per seguire l'istinto, l'amore, o accontentarsi per vivere nel ricordo solo della passione. Secondo lei qual è la scelta più coraggiosa? Provo un nuovo sentimento. Quale? Il rimpianto. Lei cosa avrebbe scelto? Glielo dico la prossima volta. Girati.